speciale di Melito TV per l'ennesimo appuntamento delle Muse, Laboratorio delle Arti e delle Lettere, per una trasferta tipicamente estiva, ma di grande valore e di grande contenuto. Ci troviamo esattamente nella contrada di Oliveto, quindi nella zona del Valanidi, e non a caso stasera si coniugano due momenti: un momento religioso che ospita un momento di grande valore culturale. Una novità che avrà due precisi momenti: un momento estivo prettamente, diciamo, di presentazione del libro, e un momento autunnale, perché stasera si parla di proverbi, detti, modi di dire e curiosità del dizionario della lingua reggina. L'autore è un medico, però dobbiamo dire che è un medico che si è prestato alla ricerca scientifica di parole e anche di tradizione, quella tradizione popolare che è il dialetto tipico del reggino. Dottore Ventura, un libro del genere che cosa può rappresentare per le nuove generazioni? Mi sono preoccupato di redigere questo dizionario affinché le nuove generazioni non perdano questo sostrato di storia, di civiltà contadina. E il dialetto esprime tutto questo. Sono sempre stato affascinato dalle origini del nostro dialetto, del dialetto della lingua reggina, per cui per me è stato come un gioco, che poi è diventata una cosa seria, credo. Della Madonna del Monte Carmelo qui a Oliveto e si apre con un appuntamento a cura dell'associazione Le Muse, la presentazione del dizionario della lingua reggina. Don Armando Turoni, il parroco, accoglie e dà il via così a questi festeggiamenti. Davvero è un momento di grazia per noi e soprattutto di gioia aprire questi festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmine con la presenza del professor Giuseppe Livoti e della sua associazione Le Muse. E la presentazione anche di questo libro è per noi motivo e incentivo per andare alle radici, alle origini anche della nostra lingua, il dialetto che ormai si sta perdendo, ma è davvero un tesoro, davvero uno scrigno ricco di tante cose belle da riscoprire, tanti significati che ormai sono andati perduti. Allora a lei, professore, il grazie del cuore mio e di tutta la comunità e di tutto ciò che ci renderà partecipe e ci donerà. Ecco, ringraziamo anche lei e l'associazione Le Muse e il professore che appunto ci ha fatto dono di questa presentazione del libro. Grazie. Passo caffora tutte le notti e aspetto pure quando facciamo di quando
Che naturalmente ha fatto sentire a noi e voi dormiti ancora. La serata di questa sera è una serata molto particolare perché apriamo noi, in un certo senso, quelli che sono i festeggiamenti per la Madonna del Monte Carmelo in una zona che già abbiamo conosciuto come Associazione Le Muse, in quanto siamo stati per ricordare la figura appunto di Don Francesco Labate, e quindi noi come parenti anche stasera c'è una rappresentanza naturalmente di cugini che insomma è anche un segno, ecco, di questa ideale continuità. Io l'occasione stasera è un'occasione molto interessante che ha un grande valore di tipo scientifico. Questo tavolo che voi vedete è ricco di una pubblicazione fresca di stampa che è il dizionario della lingua reggina, reggino italiano, italiano reggino, con proverbi, detti, modi di dire e curiosità. Per i tipi di La Ruffa Editore, l'applauso va al lavoro certosino e pluriennale di una figura che non è solo un ricercatore, ma è stato e lo è un medico, il dottore Salvatore Ventura. Insieme a noi per presentare questo vero e proprio dizionario che vi posso dire è ricco di aneddoti, di curiosità, e il dottore poi stasera ci dirà com'è nata questa sua idea, la professoressa Rossana Rossomando, che è una docente di lettere ma è anche una poetessa dialettale regina, ecco, dice che è l'erede del grande Giuseppe Morabito, quindi poetessa vernacolare, che ci parlerà poi del ruolo dei proverbi, un vero conoscitore di quello che è il dialetto, uno studioso delle lingue, delle diversità dialettali regine, che è il professore Stefano Mangione, che noi salutiamo, e non lo lascio per ultimo, ma naturalmente sarà lui a dare il saluto istituzionale a questa manifestazione, e un ringraziamento a Don Armando Turoni, che naturalmente ha dato l'ospitalità e accoglie l'Associazione Le Muse per questo appuntamento, per questo inedito, perché il libro a questo primo momento estivo, poi in autunno ci sarà un'altra pubblicazione, un'altra presentazione, chiedo scusa, che faremo presto la sede dell'associazione. Grazie. Grazie a voi, ed è per noi motivo di grande gioia, come diceva il professore Livoti, aprire i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine con questa presentazione di questo volume, di questo dizionario. Ringrazio dal profondo del cuore il dottore Ventura per questa sua disponibilità e per questa sua presenza. Ringrazio tutti voi, componenti dell'Associazione Le Muse, vi ringrazio per la vostra presenza, che per noi diventa ormai familiare, come diceva il professore Livoti, già qualche settimana fa siete stati presenti nella nostra comunità per ricordare uno dei pastori grandi di questa comunità, Francesco Labate. Non mi dilungo, passiamo subito a quello che è
il nucleo centrale di questa serata, con la presentazione di questo sicuramente bellissimo libro. Ecco, e ringrazio ancora una volta il dottor Ventura per questo lavoro, come diceva il professor Livorno, certo sì. Oggi abbiamo necessità di questi esempi. I giovani devono riscoprire anche il valore del lavoro certosino. La fatica fa parte poi di quella esperienza gioiosa che, appunto, al termine della fatica, ecco, possiamo avere. La gioia di poter vedere il frutto del nostro lavoro, il frutto del nostro sacrificio. Ecco, grazie dal profondo del cuore a tutti e buona serata. Grazie don Armando, io do il microfono al nostro amico, al dottore Ventura. Una curiosità: quando andate a leggere i termini è interessante andare a vedere come lui parte da quello che se è un aggettivo, da dove deriva, e poi magari ci si può ritrovare. Io ora guardavo il termine umaru, e a un certo punto mi divertivo a leggere un proverbio, uno dei tanti che lui ha inserito in queste traduzioni. Ve ne leggo uno: Maru a questo scritto tocori l'atru, oppure ancora Mara da casa un de canta aiabina. Ma di questo e altro ancora ce lo dirà il dottore. Prego. Desidero iniziare il mio intervento con una importante premessa, credo. Se me lo consente il reverendo. Domenica 7 gennaio del corrente anno, cioè il 2018, nella Cappella Sistina in Vaticano, prima di impartire il battesimo a 34 neonati, Sua Santità Papa Bergoglio, nel suo discorso ai fedeli, ha nobilitato il dialetto, definendolo la lingua dell'amore ed anche la lingua della famiglia. Francesco ha aggiunto in maniera sublime, se non rivoluzionaria, che la trasmissione della fede con la F grande si può fare soltanto in dialetto, nel dialetto di mamma e papà, di nonna e nonno. Sicuramente l'applauso è per Papa Francesco, non è tutto. Poi verranno i catechisti a sviluppare con spiegazioni questa prima trasmissione. Il sottoscritto, che sta 100 spanne più in basso, dice che il dialetto è la lingua dell'intimità. Adesso consentite che mi presenti. Mi chiamo Salvatore Ventura e sono medico in pensione. Sono stato sempre affascinato dalle radici del dialetto reggino, del quale ho fatto ricerca anche sul campo. Ho indagato e studiato per 9 anni, non continuativi, questa lingua sotto diversi aspetti, fonetici, etimologici, storici, evolutivi ed espressivi, i quali rappresentano la storia del nostro amato territorio. Durante gli anni di servizio ospedaliero ho assistito ad innumerevoli scenette bizzarre. Me ne rammento una che mi ha lasciato un ricordo speciale. Un giorno stavo camminando lungo il corridoio del mio reparto. Sull'uscio dell'infermeria c'era una signora in compagnia di un figlio giovane. Era una donnona che si stava litigando con un infermiere iracondo. Il figlio, rivolgendosi indispettito alla mamma, sbottò: ma, oh ma, diamo niente, di chi stava l'artetica? Mi sono chiesto: ma perché artetica? Ebbene, se mi consentite, cercherò di essere breve. Artetica è un sostantivo femminile che deriva dal greco artrites, malattia delle articolazioni.
ave l'artetica, ha la malattia delle articolazioni, cioè si parla di paziente affetto da gotta, ovvero quelli che hanno l'acido urico tutto sangue, o meglio l'acido urico elevato nel sangue. Tra i segni che preannunziano un attacco acuto di gotta ci sono irritabilità ed eccitamento psicomotorio. La gotta mal curata passa da una sindrome mono a una poliarticolare, da cui l'emartetica, malattia dell'articolazione, deriva. Con il passare degli anni, e quindi è un aspetto evolutivo, la frase ave l'artetica si sta completamente trasformando in ave l'arteria. Anche in questo caso si parla di persona molto inquieta, ma bisogna fare riferimento a un'altra malattia, l'arteriosclerosi, in cui vengono danneggiate le arterie del cervello. I sintomi di questa malattia sono forte irritabilità e reazione violenta di ira. Figurato, lascialo stare, ava l'arteria, lascialo perdere, è intrattabile. Alla frase vernacolare del giovane rimasi quasi stupito. Di lì a poco mi chiesi, perché non redigere un dizionario dialettale reggino che abbia carattere divulgativo e che cerchi di fare chiarezza sui suoi diversi aspetti? Questo dizionario mi auguro sia la risposta più completa a quella domanda di anni addietro. Il testo è un vocabolario di circa 400 pagine, la gran parte delle quali contiene oltre 7100 lemmi dialettali reggini. Nelle ultime 33 pagine, numerate con cifre romane, è rappresentato un dizionario trattino italiano trattino dialetto reggino che permette una rapida cognizione a chi non conosce la nostra parlata e ahimè anche a quelle giovanissime generazioni locali le quali risultano in maggioranza utenti della lingua italiana. Nella compilazione di ogni vocabolo ho inserito un modo di dire, un proverbio dialettale simile in cui è sempre presente la voce presa in considerazione. Inoltre, di ogni proverbio vernacolare c'è la traduzione letterale ed anche quella corretta italiana. Dove è stato possibile ho aggiunto il corrispettivo adagio italiano. Infine, nel dizionario viene evidenziato il significato del proverbio. Padre, al momento che siamo vicino a lei, lasciamo, ci vuole molto perché... U signori, chiude una porta e gli apre un portacato. Il signore chiude una porta e poi apre un portone di androne. Dio, quando toglie una possibilità, ne offre poi una migliore. O signori, non delibere chiedi che sono scritti intamente in Dio. Gesù Cristo, ci liberi da quelli che sono scritti nella mente di Dio. Nostro Signore, ci tenga lontani da coloro che si sono segnalati al Padre Onnipotente per cattiveria e crudeltà. So che qui si adora, tra virgolette, il porco, quindi qualcuno sul porco. A cantare a butti è un porco a montagna. La caldaia bolle e il porco è in montagna. O meglio, l'acqua nella caldaia bolle sull'aia e serve a svelare il maiale che deve essere macellato, ma ancora esso è a grufolare in montagna. Significato, si è prestato tutto per fare qualcosa, ma manca la cosa più importante. Con suo marito è contento un giorno, con mazzo porco è contento un anno.
chi si sposa, per gli utenti della lingua italiana, chi si sposa è contento un giorno, quello del matrimonio. Chi macella il maiale è contento per un anno intero, perché avrà tante cose buone da mangiare. Ecco. Ora, questa è dedicata ai cacciatori. Canta, canta, popotone, la scuvetta è preparata. Canta, canta, ufo, che la doppietta è pronta in carica. Corrisponde all'italiano, ride bene chi ride l'ultimo. Si può cantare vittoria quando il risultato è definitivo, usato come avvertimento ma anche come minaccia. Ora vorrei fare una chiosa. Per esempio, io cosa suggerisco? Pipi tu, che cos'è un popotone? Allora, caro maestro, vado a vedere gentilmente le cadete. Così succede, sì. Allora, il dottore mi ha dato l'indicazione di trovare un pipituni. Allora, ce ne sono due significati. Pipituni, lungo zufolo. Quindi viene appunto dalla famiglia degli upidi, nell'ambito della quale rappresenta l'unica specie vivente. Il suo corpo è elegante e originale, la testa è ornata di una cresta erettile composta da piume arancioni con l'apice nero, ha un lungo becco sottile e incurvato. Canta, canta, pepetuni, che scupetta è pronta. Canta, canta, ucupa, che la doppietta è pronta. Ovvero ride bene chi ride ultimo. Si può cantare vittoria quando il risultato è definitivo, usato come avvertimento ma anche come minaccia. E poi praticamente pipituni, l'altro significato sarebbe uno zufolone, un grullo, appunto da cui deriva il lemma. Quindi il zufolone si usa ancora, mi perdono, no, volevo dire, ecco, questo è un suggerimento alle giovani generazioni di usare internet per trovare queste vie. Questo ai generosi. Quando un portafoglio è chino, tutte le amici ti stanno vicino. Quando resta pulito, saluto compari, arrivederci amico. Quando il portafoglio è gonfio, tutti gli amici ti stanno vicino. Quando rimane senza soldi, vi saluto compare, arrivederci amico. L'amico del periodo di abbondanza e di ricchezza si distacca al mutare della fortuna. Allora, come avete visto, ci sono tantissimi riferimenti di cui, insomma, qualche altra cosa tra poco sentiremo. Che cos'è quest'isola che voi vedete a destra? Noi abbiamo dato praticamente ai nostri artisti la tematica dell'oggetto che ormai non ha più vita, che appartiene alla tradizione e al passato, e loro l'hanno rivisitata in chiave cromatica e floreale. Tanti sono gli esempi che voi potete vedere. La cesta che si trova in basso è una cesta che ha diciamo decorato Antonella Laganà, che è stata una docente di tessitura, e ha messo questi ragemi floreali in maniera, ecco, da creare con le gru questi continui petali. E poi quel grande bottiglione che voi vedete l'ha realizzato Pina Calabrò, quindi cercando di animarlo in maniera floreale, così come Francesco Locoteta, questa cornice che tra fili di ferro e una sedia che rappresenta poi l'ambiente domestico e casalingo è, come posso dire, la stessa cornice dell'oggetto stesso. Ancora Santina Milardi, che ha creato quei fiori, quell'omaggio floreale con elementi di recupero, o Maria Teresa Gereto, la quale praticamente ha realizzato dei mattoni dipinti, quindi l'elemento, il sostegno della casa, o ancora quel bellissimo girasole, che in effetti non è un girasole, è il classico telaio delle nostre nonne, che naturalmente contiene la parte centrale. Quindi poi vi invito a guardare, e quindi l'applauso va ai nostri artisti che hanno realizzato sapientemente degli oggetti che sono belli e accattivanti. Detto questo, Luigi Barberio,
della tradizione calabrese, che cosa ci fai sentire? Amara terra mia. Il significato dei proverbi. Buonasera a tutti, io ringrazio infinitamente Giuseppe per avermi onorata ancora una volta di poter partecipare a questa bellissima presentazione dell'amico dottor Ventura, che io stimo tantissimo e di cui apprezzo questa meravigliosa opera che ci sorprende e ci arricchisce tantissimo per il suo sublime contenuto. Chiaramente un'opera che viene dal cuore, che viene da una ricerca etimologica, stilistica molto molto approfondita, perché noi sappiamo che lo studio della lingua, di qualsiasi lingua, è sempre un lavoro molto molto faticoso, e per fare questo lavoro ci vuole tanta tanta disponibilità, tanto amore per la cultura, tanto desiderio,
di trasmettere conoscenza. E questo libro è veramente un libro che ci arricchisce profondamente. Perché? Perché il dialetto, noi sappiamo, è la nostra lingua d'origine. In ogni luogo esiste un dialetto, così come nella nostra Calabria, nella nostra città. Diciamo che il nostro dialetto è un dialetto molto simpatico, ridanciano, anche perché è un dialetto scherzoso. Diciamo che è da sempre stato definito un dialetto calabro-siculo per la sua vicinanza appunto ai dialetti siciliani, con i quali ci sono appunto in comunione alcune inflessioni, alcuni termini, alcune forme di pronuncia. Quindi questo libro, oltre a contenere, diciamo, l'etimologia e il significato di tutte le parole dialettali regine, contiene anche il significato remoto, cioè il perché delle parole nella loro evoluzione, il loro significato intrinseco, quello che appunto ci trasmette cultura, perché infatti molti di noi conosciamo tutti il dialetto, quasi tutti, però magari non conosciamo in modo approfondito l'origine di queste parole. E quindi il dottore Ventura ha fatto un lavoro più che certosino per andare alla ricerca, alla scoperta di questa terminologia così importante, così edificante, perché ecco, se noi possiamo divertirci a leggere un romanzo, un racconto, ma possiamo essere mille volte più attratti da un testo culturale come questo, un testo che ci insegna, che ci dà tanto. E non solo, ma a parte la grande bravura del dottore Ventura, c'è anche questo amore per la scoperta dei proverbi, cioè i nostri proverbi sono molto significativi perché trasmettono dei messaggi ben precisi e anche facili da cogliere, e sono sempre dei proverbi che ci insegnano qualcosa, come per esempio: falla come la vuoi che tacca d'occhio, ma lo vedranno sempre fede d'aglio. Cosa vuol dire? Puoi fare tutto quello che vuoi, però chi è villano rimane sempre tale, non cambia la sua natura, ogni persona rimane con la propria natura. Anch'io mi interesso di dialetto, però in un altro senso, nel senso poetico, e attraverso le mie poesie qualche volta ho potuto dare qualche messaggio ridanciano, qualche messaggio per divertire, diciamo, i presenti o chi mi ha ascoltata. Per esempio, io in una mia poesia ho scritto: tu pugni l'uccelletto, che lingua che da tu. Ora, in questo senso, che cosa vuol dire? C'è, diciamo, un sottofondo a doppio senso, perché molte volte le donne linguacciute sono quelle che sono più propense a parlare, a sparlare, come se ci fosse dentro di loro un fuoco acceso, ecco, che le spinge, diciamo, a fare così. Il libro del dottor Ventura è un libro tutto da scoprire, tutto da leggere fino in fondo, perché solo leggendo fino in fondo ci si può arricchire del meraviglioso contenuto che vi è in esso. Ed io con questo vi ringrazio e passo la parola al professore Stefano Mangione, o al professore Mangione. Grazie. Alcune delle considerazioni, che comunque non farò in questa sede, sono contenute nella breve introduzione del libro, e poi chi comprerà il libro potrà leggerla. E tanto per non... è vero che è ripetita Juvent, però non vorrei ripetermi, quindi farò un discorso un pochettino più allargato. Prego, prego. Voglio chiedere una cosa, ci conoscevamo noi? No. Tu hai fatto la prefazione
senza che tu mi conoscessi. E io pubblicamente ti ringrazio per la colta e puntuale prefazione che hai fatto. Una pubblicazione del genere, un dizionario del dialetto della lingua regina, e il titolo lo puntualizza bene questo aspetto, perché trattasi proprio di lingua, non è dialetto in senso stretto, peggio ancora per certi equivoci che si creano nella espressione, nell'indicazione di determinati idiomi, non è neppure vernacolo, perché il vernacolo è un aspetto, ha caratteristiche particolari, ha un'estensione meno ampia rispetto al dialetto, che è una vera e propria lingua, quando specialmente si riferisca a un territorio e a un gruppo, diciamo, etnico, e dà riferimenti anche di ordine antropologico, come dire, coesi. Ora, nel caso specifico, noi sappiamo benissimo che il dialetto reggino ha subito nel corso dei millenni varie contaminazioni, si è certamente arricchito, ma non soltanto per quanto riguarda i lembi, le espressioni di derivazione vetro-greca o ellenistica, o addirittura per quanto riguarda il periodo subito dopo la caduta dell'impero romano attraverso i bizantini, che hanno reintrodotto la lingua greca, forse anche qualcosa. Grazie al professore Mangione, perché il professore giustamente ha parlato dei vocabolari precedenti, poi negli ultimi del tempo contemporaneo, quello del preside Meliato e poi quello dell'ingegnere Lafage, ma questo ora si attesta come un nuovissimo studio. Allora, dottore, in conclusione di questo, certo, lei ci deve dire il dottore, perché abbiamo dei tempi. Sì, mi dica, tengo io il microfono così si può sentire meglio. Dell'ingegnere Lafage di Meliadò, sì, sì. Io li ho nominati en passant, ma non sono questi gli ascendenti culturali e linguistici, non solo più moderni, ma più nobili e più poderosi. Prego, dottore. Sono stato chiamato in causa. Allora, io ho consultato parecchi dizionari della Calabria, della Calabria citeriore, e viene osannato il Rolfs. Sì. Allora, io non mi permetto, però Rolfs è stato un campione sul campo, non ha fatto altro che rifarsi a autori leggini, e io metto al primo posto un canonico che 120-130 anni fa ha fatto un vocabolario della lingua regina, e l'ha fatto in una maniera così fresca che è piacevole leggere, con tutte le controindicazioni e le contraddizioni del tempo. Mi spiego. Avete mai notato sugli agrumi, sulle foglie degli agrumi, delle piante di agrumi, si forma una patina bianca? Quella il contadino chiama aianca. Sapete cosa diceva il canonico? Ma 100 anni fa, lo capisco. Diceva che era la nebbia che determinava quella malattia, non diceva che era l'oidio. Mi sono rifatto a tanti testi, ora se lei permette potrei continuare a fare sorridere, certo. Ridanciano, e se poi ci sono parole pepate diventa più ridanciano ancora, non mi posso muovere perché c'è il guardiano
del faro. Allora, duro con duro, con duro non fa precamuro, la sapevi tu collega? E mi dispiace. Allora, duro con duro non fabbrica muro, pietra su pietra si può innalzare un muro, ma è la malta che dà coesione e lo rende fermo. Metaforicamente è l'aggregazione l'elemento più importante che fortifica e struttura la società, mentre individui, anche se forti e determinati, senza affiatamento non danno vita ad una compagine solida. Ora, i miei predecessori, nobili predecessori, hanno parlato di un forte legame che esiste tra il dialetto reggino e il dialetto siciliano. E una pennellata di questo c'è in questo proverbio, e questa è diretta alle donne. Tanto vai a guardare o buzzo fino a che c'era samanoco e musso. Tante volte va l'anfora al pozzo finché ci lascia manico e labbro. Corrisponde all'italiano, tanto va la gatta al lardo e ci lascia lo zampino. Ecco, è felice questa, cioè scoprire questa corrispezione. Il lungo rapporto con un rischio, con un pericolo, consente che prima o poi, nonostante la prudenza e le prevenzioni, la cosa temuta si realizza. Che cos'era il pozzo? Il pozzo era il luogo dove si recavano le donne per attingere l'acqua da utilizzare in casa e dove era facile per i corteggiatori incontrarle. Quindi la metafora ha una chiara allusione. Questa gliela dedico al reverendo. Con un buon lavorare, avvocato o prevete sa va fare. Chi non ha voglia di lavorare, avvocato o prete si deve fare. Secondo alcuni, preti e avvocati vivono di chiacchiere. Non è vero, io non sarei capace di fare il prete minimamente. Forse la scelgo la più simpatica. Te canoscio per la reggia. Non te facisti pira quando eri virti e vuoi fare miracolo ora che sta secca. Perché questa è una favoletta. Ti conosco piccolo pero, non hai fatto pere quando eri verde, vegeto, e vuoi fare miracolo ora che sei disseccato. Corrisponde all'italiano, ormai so chi sei e non me la fai più, oppure non credo che mi possa aspettare molto da te. Si racconta che un contadino tagliò un pero, esasperato di non vederci mai sopra frutti. Vendette il tronco ad uno scultore che ne ricavò una statua di santo. Il simulacro fu collocato nella chiesa del paese. I paesani invocavano davanti al legno sacro grazia che non arrivava. Dopo tanto tempo si parò davanti alla statua il contadino sul tetto, che conosceva l'origine del simulacro, ed esclamò con sarcasmo il testo soprascritto. Te canuscio per la retta. Allora, come avete visto, il dottore ora ci ha preso gusto, perché in effetti ci ha portato nel mondo dei proverbi. L'ultimo per concludere, qual è? Mentecai, come si dice in dialetto. Comunque questo è un dizionario che ha in effetti una ricchezza unica. L'ultimo per concludere. Una volta uno parlava un buon volesse sempre.
Una volta un tale ha parlato nell'orciovo, perché cumulo in italiano diventa orciovo, e si è saputo ciò che aveva detto dentro il recipiente di Creta. Le notizie riservate, che vengono comunicate anche in gran segreto, prima o poi diventano di dominio pubblico. Papà la Madonna di Pia Spetti. Ti sembra la Madonna? Questo non è un proverbio, è un modo di dire, un detto. No, mi pare la Madonna di Piattelli, mi sembra la Madonna dei Piattelli, spesso ironico e simbolo di innocenza e di compulsione femminile, non di lato apparente. Mi pare la Madonna di Piattelli. Decimano Lucaliaturi. Che vuol dire questo? Ucaliaturi che cos'è? È il tostino. Allora, togli le mani dal tostino, figurato scherzoso, non piluccare, non rubacchiare soldi del mio portamonete, non allungare le mani, non fare la mano morta, decimano Lucaliaturi. E tu è Pozzo Fondo o no? Egli è Pozzo Profondo. In italiano non si sa di che panni veste, non si sa in fondo chi è, quel che pensa, ma non è il caso del maestro Livoglio. Grazie. Allora, grazie al dottore, noi questo dizionario lo presenteremo nelle scuole e ci prendiamo l'impegno con l'associazione poi da ottobre di presentarlo nelle scuole. E noi intanto c'è un applauso ai giovani che stanno aspettando e hanno preparato tutto, ai giovani della parrocchia, c'è pure anche poi questo momento, ecco, di pesca, di riffa, a riffa, o no, non si dice riffa, dottore, quella non è una riffa, è con due R. Allora, io volevo chiamare un attimino qua, concluderemo poi con Adele Leanza e Luigi Barbero con due brani dedicati alla Calabria e potremo condividere poi tutti assieme, una signora che appartiene a questo territorio, che è la signora Amelia, non so dov'è, sto cercandola, la signora Amelia. Dov'è la signora Amelia? La signora Amelia scrive in dialetto e allora il nostro parroco giustamente dice bisogna valorizzare il dialetto, ecco, delle nostre zone. Signora Amelia, ci legga che cosa ha scritto, perché il dottore Ventura magari apprenderà delle parole oppure, perché no, troverà delle, diciamo, dei collegamenti. Io le tengo il microfono perché dovrebbe venire qui, per favore, perché se no fischia il microfono. Sì, col suo tempo, perché tanto noi qua siamo per voi stasera, quindi, giusto? No, in quei piedi così legge per la luce. Prego. Così non si fa il microfono. Signora Amelia, si segga qui, sì, e così può leggere. Allora, io sono Amelia e Lucigi, sì. E questa l'ho dedicata a un forno che era davanti a casa mia. Non si sente. Allora, l'ho scritta per un forno che era davanti a casa mia e praticamente hanno allargato la strada e con la ruspa ne hanno buttato via a metà. E io ho fatto questa cosa. Papà Tomascio, con furno in tavo, o furno di mattone sdrupato, che come un vecchio tu sei abbandonato. Ora, i ciappetoi non cuociono più pani, speciali e cuduraci fatti con le mani. Quando si arriva da bucca profumata, mi sciva due pane a forma di palata. E più grande da bucca si apriva, un sciauro di cotto più forte si sentiva. A tia un terremoto non ti sdrupavo, ma un mascio moderno una ruspa di tavo. E tempo toi tu fusti un monumento, ora invece mi pare una nicchia per un santo. Signora, sei bravissima, un'altra gliela faccio dire perché è giusto. Sì, prego.
La signora, vi posso dire che sta tremando. Io ho detto di stare tranquilla, sta tremando. Invece, tranquillamente. Ci vuole che darò un bucanetto. Allora, che lettino che non sa andare, vabbè. Non sai quanto è furbo Cuccareddu, ci frega che si è spesa a naso cedo, perché da sua mamma sciamparata, face lo uso in tafule e naso amara sventurata, che senza mente mangia e mente vivi, non cresci i suoi, ma i figli adottivi. E chi sto mangia fan con fame e vili, e dall'auso fora mi si incu so zambili. E gente credita mia non su paccia, cu fatto è che qui c'è de mente fora de caccia. Bellissimo. Sì, perché ho voluto mettere delle parole che quando ero bambina li sentivo. È un cuccareddu, scusi chi non lo sa, è il cuculo che praticamente la sua mamma non cova l'uovo che fa, lo fa nel nido di altri uccelli. Sì, ma altri uccelli così, però questo quando nasce butta un torturaro, un saggio, però vabbè, chi sta a Maissa? Vabbè, poi guarito. Da da Maissa di taglia e cucito, si taglia le sbarre e si cuccia le vito, si fanno cappotti a doppio petto, si fanno vestiti e pure sciarpetti. Vanno figlioli di tutti i paesi, cu sciamparati e cu sono tisi. Quando più roba non hanno più vesti, cu passa del dancio fanno le feste. Comparamo cuccia e comparamo taglia, con sbatte lo ferro e con non ciavaglia. E c'è Maissa che sua vicina, che tagliano pare tutta mattina. Con conta due fatti, cuietta sambotti, cu guardano fuori i giovanotti. E se qualcuno di questi ci piace, esce con ferro e sbatte le braci. Bravissima signora, la segnaleremo al concorso a Staigi di poesia delle Spalle che presentiamo ad agosto. Quindi mi prendo io l'impegno qua con Don Armando poi di contattarvi per farvi partecipare. E ditele una in italiano perché siete di qua, della terra, e non potete. Ponte iridato. Con grande meraviglia una mattina, mentre passeggiavo in via Marina e riflettevo un po' sul piede del meno, vedo in alto un bell'arcobaleno. A unica campata sullo stretto, non ci è voluto nemmeno l'architetto. Vedevo già fatto il ponte multicolori, unendo le due sponde senza lavori, che per unire la Sicilia a Reggio l'uomo lo farebbe molto peggio, e a quanto costerebbe già, pensavo io, questo gratis ce l'ha già fatto il Dio. Bravissima, d'altronde facciamo una rassegna di poesia dialettale. Dottor Gento vuole fare un saluto qua, al microfono di qua, grazie signora. Faccio un piacere a rivedere un amico di Salvatore. Ti suggerisco R come orologio, R come riurizzo, R come raggi. Allora, noi concludiamo questa serata, ringraziamo Don Armando, ringraziamo il professore Mangione, ringraziamo Rossana Rossomando, ringraziamo il dottore, perché naturalmente questo dizionario sarà sicuramente interessante per le scuole. Concludiamo con due brani di Adele Leanza e Luigi Barberio. E buona festa a tutti, ma naturalmente siamo stati precisi, e complimenti perché abbiamo l'indicazione un altro anno per fare una bella rassegna di poesia dialettale, dove ognuno potrà recitare il proprio componimento. 1, 2, 3, prova, sì.
risposta. Da una parte all'altra. Ecco, davvero come ho detto all'inizio, il grazie del cuore che ancora una volta rinnovo al dottore Ventura e a tutti coloro che hanno partecipato, all'associazione Le Muse e al presidente di questa associazione, il professore Giuseppe Livoti, a cui consegno, ecco, una targa ricordo che è stata fatta proprio qui ad Oliveto in un laboratorio artigianale. Ecco, grazie a lei per il ricordo di questa serata. La terremo questa insieme a tutte le nostre esperienze e buona continuazione di serata e grazie a tutta l'intera comunità parrocchiale, grazie. Forza dell'Eleanza. Naturalmente il libro è qui, chi è interessato all'acquisto può parlare e naturalmente è aperta la polpettata, mi indica il nostro Don Armando, e chi è interessato poi al libro potrà chiedere al dottore perché lo potrà acquistare. Grazie a tutti, buonanotte. Prego Adele. Sì, tanta luce, tu ricco come forza di la luce, ti voglio bene, da San Milloni.